Eccoci sulle fonti TV e solo sulle fonti TV abbiamo il Fatto di Marcotti, appuntamento settimanale che fa luce un po' sugli scenari economici e politici, naturalmente declinate nelle notizie più interessanti, più importanti del momento, quindi di attualità che riguardano la politica, ma soprattutto l'economia, quali sono i risvolti che poi anche decisioni politiche hanno sui mercati e sulle nostre tasche, perché è tutto assolutamente collegato e solo sulle fonti TV abbiamo il piacere di avere lui, Giancarlo Marcotti, Finanza in Chiaro. Giancarlo, ben trovato. Grazie Emanuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Hai festeggiato l'Italia, Giancarlo? Sì, non una gran partita, ecco, Non ti però è, l'importante. cosa non ti è piaciuto? Sei trascinata, secondo te? No, mi è sembrata che avessimo di fronte una nazionale imbarazzante. L'Inghilterra mi sembra abbia giocato malissimo. Noi non abbiamo fatto la nostra miglior partita, però alla fine, insomma, l'importante è il Come si suol risultato non è finale. l'importante non è partecipare, ma vincere, insomma, diciamoci la verità in Insomma, questi casi. Insomma, nello sport spesso è così, ecco. beh, soprattutto se si gioca a quei livelli e soprattutto se poi insomma c'è dietro un business importante, abbiamo visto che già si fanno un po', si dà qualche numero rispetto a quello che potrebbe significare per il PIL, no? E quello che potrebbe significare per il mercato in generale. Poi magari ci arriviamo, insomma. Quindi vabbè, non sei andato in giro per la strada con bandiere, bandierine, trombette, no? No, 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 non è no. mio costume. No, vabbè, non avevo dubbi, Giancarlo, ormai ti conosco un pochino. Allora, però vabbè, sei d'accordo col dire che è un ottimo biglietto da visita, no? Per l'Italia a livello di attrattività di investimenti, chiaramente non può essere solo questo elemento, però il richiamo, per così dire, sull'Italia con questa vittoria c'è. Certo, ma secondo me la cosa più importante di questa vittoria è che si è vinto nonostante non avevamo la miglior squadra degli europei. Quindi vuol dire che abbiamo messo in campo delle altre cose che non sono solo appunto la capacità o i campioni, insomma, ma abbiamo messo altre qualità. Quindi questo è secondo me l'aspetto più importante. C'erano delle squadre, a mio avviso, faccio il nome della Francia, ma anche la Spagna, che potevano essere più attrezzate dell'Italia, e invece abbiamo vinto noi. Quindi vuol dire che abbiamo messo in campo qualche altra cosa positiva, e questo è Sì. senz'altro Beh, da apprezzare. Draghi ha detto dalla nazionale è emersa grande individualità e spirito di squadra, cioè quindi i singoli che si sono fatti notare, che poi hanno messo, come dire, a disposizione della squadra, del gioco, del team, le loro caratteristiche. Questa è la ricetta che funziona sempre, no? E quindi forse c'è stato proprio lì, poi magari c'era anche la voglia di uscire da questo periodo difficile, questo penso che l'avessero tutti, insomma, perché chiaramente l'emergenza pandemica non ha riguardato solo noi, però ecco, forse in Italia è emerso di più questo spirito combattivo e questo non è male in un momento in cui bisogna reagire, no, Giancarlo, proprio per riportarci anche sui nostri temi, che poi anche questo è il nostro tema, però per tornare proprio ancora più mirati. Allora, a proposito di scenari economici e politici, Giancarlo, permettimi di dirti che abemus la coppia che non è scoppiata, Conte e Grillo, perché nelle puntate precedenti abbiamo parlato, no, dei diversi scenari che avrebbero potuto profilarsi a seconda che l'accordo, ovviamente che riguarda il Movimento 5 Stelle, fosse in qualche modo stato possibile o al contrario no. Ecco, c'è stato e pare che tra i due sia amore a questo punto, non so. Hanno superato tutte le loro divergenze. Emanuela, mi permetti di iniziare con una battuta? Sì, come no? Conte e Grillo mi ricordano un po' forse Romina e Albano. Oh, Cioè, mamma mia, adesso aspetta che me li immagino un attimo, però facciamo no, un nel po' senso, di. no, no, non so chi è Albano e chi è Beh, Romina. no, non lo so. Beh, Romina e Albano, però. Voglio dire, hanno rappresentato il prototipo della coppia per tanti anni, ovviamente nel panorama musicale. In che senso ti sembrano un po' No, Romina e Albano? cioè che, come hai detto giustamente tu, hanno rappresentato così la coppia per diversi anni, così come sono stati, insomma, non diversi anni, comunque alcuni anni, Conte e Grillo.
Poi c'è stata la grande rottura in attesa, se vogliamo, e questa è stata, e adesso questa riappacificazione, insomma, in questo senso, Romina e Albano, c'è il grande amore sbocciato e durato per diverso tempo, l'improvvisa rottura, e adesso invece un riavvicinamento, insomma. Quindi in questo senso, ecco. Ah, okay, okay, e okay. Adesso questo riavvicinamento poi... Ma infatti però Romina Albano poi alla fine, insomma, si sono allontanati definitivamente, cioè nel senso che, sai, no, si dice un po' che le minestre riscaldate non facciano bene. No, certo, però insomma hanno fatto ancora dei concerti assieme. Ah, sì, cioè... sì, da un punto di vista di professionale, sì, assolutamente, sì. Sì, ma in effetti anche questo nuovo riavvicinamento tra Conte e Grillo, io la vedo un po' come una tregua armata, perché i due senz'altro sono molto diversi come persone e quindi sarà difficile che andranno d'amore d'accordo per i prossimi anni. Possono andare d'amore d'accordo fin quando gli interessi convergono, ma quando gli interessi non convergono tornerà insomma burrasca tra i due, ne sono convinto. Diciamo che hanno messo momentaneamente da parte, hanno raggiunto il cosiddetto compromesso, no? In politica è fondamentale a volte, però tu dici, vedi troppa distanza tra i due a prescindere, quindi prima o poi i nodi verranno al pettine? Esatto, cioè fin quando a tutte e due non conviene, cioè tutte e due non conviene una guerra, si raggiunge appunto la tregua, ma quando uno sarà convinto che la guerra la potrà vincere, io penso che le cose cambieranno di nuovo, insomma. In questo momento nessuno dei due aveva la certezza o comunque la convinzione di poter vincere, e quindi sono arrivati ad un compromesso, ma quando uno dei due saprà che potrà insomma dominare sull'altro, io penso che torneranno fuori i problemi. Ma quindi a livello, ecco, loro due, ok, che però vabbè, diventano le due anime del Movimento 5 Stelle a questo punto diverse, vedremo se questa diversità appunto porterà contrasti, oppure se al contrario potrà dare ricchezza e linfa nuova al Movimento 5 Stelle. Ma il Movimento in questo momento cosa potrebbe portare nel panorama politico, il Movimento 5 Stelle, alla luce di questo accordo che c'è stato tra i due? Beh, il Movimento senz'altro comunque secondo me ne esce indebolito, anche se appunto c'è questo accordo, però io vedo che la difficoltà, diciamo, dei 5 Stelle di continuare a trovare nuova linfa dal livello elettorale, dico, chiaramente avrà uno zoccolo duro di persone che continuerà a votarlo, ma non attrae nuovi consensi, perché è un movimento. Ma tutti quelli, tu dici che i seguaci di Conte sono già tutti arrivati nel Movimento 5 Stelle, cioè non ci saranno delle new entry che seguono appunto l'ex presidente del Consiglio? Se ci sono, ce ne sarà un'altra pattuglia che invece ne uscirà, quindi non penso che Conte potrà portare nuovi consensi all'interno del partito, o meglio, se riuscirà a portarne di nuovi, ne perderà degli altri, perché è inevitabile, cioè quella... La questione del centro politico è inflazionato, se vogliamo usare un termine economico, no? Ci sono tante forze politiche che vogliono appunto avere i voti delle persone moderate. E insomma, le persone, il numero di persone che andrà a votare è quello, non è che possa moltiplicarsi. Quindi non lo so, io non riesco a vedere un Movimento 5 Stelle in crescita, riesco a vedere un Movimento 5 Stelle che a malapena cerca di limitare questo continuo deflusso di,
di consensi. D'altronde, insomma, tante delle loro battaglie sono andate, insomma, sono finite in nulla, quindi... Ok, insomma, tu dici non sarà sicuramente questo ticket, per così dire, a dare nuovo stimolo al movimento. Allora, altre questioni per te importanti in questo momento, Giancarlo. Abbiamo parlato già di previsioni economiche, però sempre alla luce del fatto che servono le riforme nel nostro paese, no? Perché altrimenti non si va da nessuna parte. C'è ancora l'incognita del Covid con la variante Delta, proprio in queste ore ci sarà un tavolo che farà luce sulle variante Delta, ci stanno già dicendo che bisogna procedere più spedite con le vaccinazioni, insomma, mettiamo un po' in ordine questi elementi, che priorità dai a queste notizie che ho buttato lì, insomma, in modo sparso? Ma sicuramente la questione vaccinale avrà un impatto fondamentale. Poi le varie riforme anche loro non vanno minimizzate, anzi sono importanti, però in questo momento noi parliamo di un recupero perché ipotizziamo che i prossimi 6 mesi o comunque sono da qui alla fine dell'anno siano mesi decisamente migliori rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. E in questo momento pare di sì, ma cominciano a vedersi nubi all'orizzonte, quindi se noi dovessimo avere comunque dei 6 mesi problematici da qua alla fine dell'anno, mamma mia, no? Insomma, no. Sì. Ecco, io ho voluto far scrivere in sovrimpressione questa domanda, vediamo se tu mi sai dire qualcosa, ma so che te ne stai occupando anche con i tuoi video su Finanza in Chiaro. Cosa succede a chi, cosa succederà, usiamo il futuro, a chi non si vaccinerà contro il Covid? Ma secondo me non succederà nulla, nel senso che è chiarissimo quello che ha detto il Consiglio d'Europa, e il Consiglio d'Europa è qualche cosa ancora di più importante rispetto all'Unione Europea, perché sappiamo che il Consiglio d'Europa è di praticamente tutti gli stati e dà quelle indicazioni, diciamo, quelle più importanti, insomma, quelli che parlano di diritti per i cittadini, parla di democrazia, quindi e lì è molto chiaro, ci sono due punti che sono assolutamente, quindi che in questi due punti si dice chiaramente che le persone che non intendono vaccinarsi non devono assolutamente essere discriminate. Quindi è chiaro che tanto noi abbiamo già unici al mondo una legge incredibile che impone al personale sanitario la vaccinazione, cosa che, ripeto, essendo unici al mondo dovremmo chiederti perché mentre con tante volte noi ci siamo appellati dicendo l'Europa, così insomma dobbiamo adeguarci all'Europa, eccetera, siamo sempre ultimi. In questo caso non ci stiamo adeguando all'Europa, anzi tutt'altro. Sì. E questo ci creerà dei problemi, perché se nasceranno inevitabilmente delle cause, perché se una persona ritiene di essere stata discriminata farà causa, e se queste cause arriveranno sino a livello europeo, è chiaro che non potranno che ricevere accoglienza queste cause. Quindi a noi, oltre a rimborsare tutte le persone che sono state discriminate, dovremmo anche riconoscergli diciamo anche di più, nel senso che ci verranno richiesti anche i danni morali e non solo quelli materiali. Quindi rischiamo veramente come Italia di andare a pagare un prezzo carissimo per aver preso un'iniziativa unica in Europa e nel mondo, che insomma potevamo eventualmente aspettare che ci fossero delle altre paesi al mondo per almeno avere la scusa di dire ma anche in Germania, ma anche negli Stati Uniti. Ok, ma ovviamente quando tu parli di discriminazione, Giancarlo, temi che ci possano essere per esempio sul lavoro? Ma senz'altro, assolutamente. Cioè, se il datore di lavoro dice se non sei vaccinato ti licenzio, ipotesi,
Beh, ma non penso che possa farlo, però. Cioè, prova a ragionare insieme. Appunto, Ah, appunto, ok, ma appunto. se arrivasse a una cosa del genere e naturalmente dicesse, beh, il datore di lavoro non può fare, ma in questo caso il datore di lavoro Stato lo ha fatto nei confronti del personale sanitario, perlomeno dicendo che se non si vaccinano saranno sospesi dal lavoro fino alla fine dell'anno senza retribuzione. Io penso che se i medici non vaccinati faranno causa e arrivano. Secondo me già quella legge è incostituzionale, vabbè, qua bisognerebbe entrare in un discorso molto lungo nel quale poi non voglio neanche addentrarmi perché non voglio passare per costituzionalista che No, non no, no, sono. no, no, ma certo. Ma in Però realtà, sì. io riporto quello che dicono anche molti costituzionalisti, cioè che la legge non passerebbe appunto da parte della Corte Costituzionale non passerebbe, ma comunque, se anche passasse questo, in Europa, per quello che ho detto, è chiarissimo che l'Europa ha detto che nessuno, ecco, non nessuno tranne nessuno, deve essere discriminato per il fatto di non volersi vaccinare, non di non No, no, dover. però ti faccio una domanda molto, molto, come dire, da cittadina, non appunto da, so, anche perché non, di certo non spetta a me fare leggi, e non leggi e soprattutto capire cosa sia meglio, però giusto una sollecitazione, non pare però un po' bizzarro, mettiamola così, usiamo questo termine, che a fronte di una pandemia globale e a fronte anche dei numeri che abbiamo visto sul Covid, adesso ovviamente sono diversi con tutto ciò che ne è conseguito, cioè le terapie intensive piene, il fatto che addirittura i parenti non potessero andare a trovare i cari, no? Quando erano ricoverati, soprattutto nel pieno, addirittura chi ha perso dei cari non ha potuto nemmeno fare un funerale degno, insomma, per il saluto. Non pare un po' bizzarro che, appunto, detto questo, un medico che deve. Credo che in qualche modo è sicuro della scienza e di quello che la scienza mette a punto, perché altrimenti se no non possiamo più fare dei ragionamenti ben precisi, non voglia vaccinarsi e che operi per esempio in un ospedale dove ci sono persone che devono uscire magari da un virus, appunto il Covid, che rischia anche di farli morire. Cioè, questo a me sembra un po' bizzarro. Poi io non sto dicendo che bisogna rendere obbligatorio, ripeto, lungi da me capire cosa sia meglio, cosa non sia meglio. Io parlo proprio da un punto di vista sociale. Cioè, perché comunque senza vaccino, ma questo vale un po' per tutte le malattie, c'è più rischio di contrarre un virus. E allora mi dico, ma perché parto dal presupposto che un medico dovrebbe credere fermamente nella scienza? No, ma Gianca. proprio perché crede nella scienza deve evitare di vaccinarsi, perché la scienza che citi tu è una scienza, diciamo, ma purtroppo ci sono fior di premi Nobel che dicono l'esatto contrario, solo che nei nostri media nazionali non hanno nessuno spazio. Però sai, Quindi. anche lì, per carità, premio Nobel sicuramente, cioè, non metto in dubbio che ne sappia qualcosa, insomma, chi vince un premio Nobel ci mancherebbe. Però appunto è vero, hai detto una cosa giusta, nel senso che quando si parla di scienza viene ormai da dire, ma sì, ma quale scienza? Perché poi ci sentiamo dire tutto il contrario di tutto. Però capisci che allora a questo punto lo dico proprio così, io non mi fido nemmeno di un premio Nobel, cioè non do per scontato che se un premio Nobel mi dice una cosa è quella corretta. Se, e ho premesso, senza ovviamente pensare che un premio Nobel non sia competente, però posso avere sempre un margine di dubbio. Quindi di chi ci dobbiamo fidare, Giancarlo? So che tu non hai la risposta, No, no, però no, sono no, tutte questioni. no, Ah, hai la Manuela, risposta. ho la risposta, Vai, certo, che ma risposta? perché se ci sono dei medici, Sì, sì. quindi non ciarlatani, che dicono di aver curato migliaia di persone e di averle fatte guarire tutte, cioè non c'è una persona che non sia guarita, tu che sei ministro della sanità, come devi reagire a una cosa del genere? La prima cosa che devi fare è andare a vedere se questo qua sta millantando oppure no, perché chiaramente se sta raccontando delle frottole, perché questo anziché curare
e guarire il Covid li fa morire e quindi li sta millantando, tu devi assolutamente così revocare, cioè cancellare dall'ordine dei medici questa persona. Ma se ci sono, certo, appunto delle persone, e sono diverse oramai, i medici che dicono di aver curato il Covid e di averli guariti tutti, per me è assolutamente doveroso da parte delle autorità politiche, quindi Ministero della Sanità, andare a vedere se questo è vero o no. Perché se è vero, che cosa aspettiamo? Se è vero che guariscono tutti, ma perché stiamo continuando a far morire le persone? Se è vero, e invece non facciamo nulla, per questo qua è l'assurdo. Cioè, si è andati a vedere se certe teorie strampalate di qualche medico pazzo che erano vere o no, e poi sono scoperte che non erano vere, e quindi sto parlando in passato, certo. La scienza è andata a dimostrare che certe teorie strampalate fossero, e qua che ci sono diversi medici, ripeto, sono diversi oramai, non è che sia uno solo, diversi medici che dicono di aver curato il Covid con delle terapie, tra l'altro a bassissimo costo, e che hanno guarito tutti. Quindi la prima cosa da fare è andare a vedere se questi sono ciarlatani. Se non sono ciarlatani, cambiare immediatamente la politica sanitaria che stiamo avendo e curare le persone semplicemente così. Quindi questa è scienza. Cioè, persona mi dice: sto curando e tutti, e io vado a vedere se è vero. Se è vero, oppure se no. Dice insomma bugie, quindi a quel punto, se però dice bugie, è lì che dobbiamo eliminare, no? I rami secchi. Assolutamente. E lo so, guarda, nel senso che io ho un po' più, cioè, è bene ascoltare tutte le varie visioni, ripeto, non sta a me decidere obbligatorio o non obbligatorio per il personale sanitario, però diciamo che dei dubbi li ho, cioè a me fa, non so, rimane sempre un po' strano il fatto che un medico sia contro un vaccino, poi mi sbaglierò io, cioè mi risulta un po' bizzarra come cosa. No, perdonami Manuela, ma sono costretto ancora ad intervenire. Sì, ma certo. In questo caso non è che il medico sia contrario ad un vaccino. E perché però non si vaccina allora? Perché questo non è un vaccino, e questo non è un vaccino. Per essere un vaccino dovrebbero almeno avere una sperimentazione di 10 anni. Se ci fosse una persona che mi firmasse qua che qualunque reazione avversa io abbia al vaccino verrebbe giustamente remunerata, e invece vedi, fanno firmare alle persone che qualsiasi cosa succeda non avranno nulla, per cui ci sono tantissime persone purtroppo che hanno perso la vita dopo il vaccino e che non avranno neanche nessun indennizzo da parte dello Stato. No, quello va bene, ci sono però tante persone che sono proprio morte anche di Covid, ma non sto dissentendo cioè sono due cose separate, però insomma non sarebbe male, vediamo se riusciamo a organizzare anche una puntata con diverse view e opinioni a confronto, se ti va, credo che tu non abbia problemi insomma a parlare di questo. Manuela, ci sono anche tantissime persone, come tu hai detto, sono tante persone che sono morte per Covid, ci sono tantissime persone, ogni anno ci sono migliaia, presumo, di persone che muoiono per l'influenza, perché sono persone che hanno già delle fragilità e quindi No, ma Giancarlo, ma assolutamente, per loro assolutamente quindi, sì, però come è avvenuto, poi vabbè, io ripeto, non sono un medico, come è avvenuto per l'influenza, quando è stato messo a punto il vaccino antinfluenzale, che oggi è una prassi, insomma, e si fa, quindi però insomma, è stato messo a punto ai tempi, evidentemente ha subito una fase di sperimentazione come può essere quella che sta avendo il vaccino anti-Covid, intendo dire che poi quando parliamo di una pandemia globale chiaramente bisogna intervenire immediatamente, cioè altrimenti
probabilmente avremmo continuato ad avere i numeri di prima. E quindi diciamo che pur avendo come tutti dei dubbi, perché insomma io reputo che sia questione di intelligenza in generale avere dubbi su tutto senza pensare di avere la verità in tasca, e comunque io ne ho di dubbi, molti, intendo dire proprio in generale su tutta la situazione, però tendo anche a dire un po' di fiducia in quella che è una sperimentazione bisogna averla. Poi detto questo, insomma, la verità non ce l'ha nessuno in tasca, quindi però permettimi che non puoi fare una sperimentazione su miliardi di persone, cioè la sperimentazione la devi fare su un numero di persone congruo, e ma soprattutto su volontari. Non puoi prendere miliardi di persone e fare una sperimentazione, è una cosa che non si è mai fatta nella storia. Però guarda, oggi facciamo botta e risposta, ma è giusto così. Però reputo anche che, siccome appunto tutto il mondo si è messo in movimento a livello, parlo di ricercatori ovviamente, di persone che hanno scoperto, che hanno trovato insomma questo primo vaccino per il Covid, suppongo che un minimo di credito bisogna dare a queste persone, che insomma non sono certo, non è che il mio vicino di casa mi ha detto guarda vado a scoprire il vaccino, l'ho trovato e ti faccio la puntura e ti faccio il vaccino. Ecco, questo sto dicendo. Ovviamente è stato fatto tutto in fretta perché c'era un'emergenza, insomma questo, cioè non è che mi sono svegliata io e ho detto toh, Manuela Donghi, lo chiamiamo vaccino Donghi e viene somministrato al mondo intero. Però detto questo, Giancarlo, sarebbe l'unico vaccino che prenderebbe. No, vabbè, insomma. Ma io ti posso dare una bibita se vuoi, non so, esatto, però se vabbè. Esatto. Ok, allora guarda, ti saluto con queste stime che arrivano da Oxford Economics riguardo il PIL italiano. Sono state alzate per il 2021 al 5,5%, dal 5%, quindi nel report nuovo è stata alzata l'asticella leggermente. I dati ad alta frequenza sulla mobilità e il miglioramento degli indici sulla fiducia ci hanno spinto, questo è il virgolettato, ad alzare le stime di crescita relative al secondo trimestre, che ora ci attendiamo al più 2%, a cui seguirà un terzo trimestre caratterizzato da un'espansione anche più forte. E quindi appunto le previsioni sono state alzate al 5%, 5,5%, e per il 2022 4,8%, quindi comunque insomma. Però tuttavia, ecco qui, lo scenario di base rimane invariato, con il raggiungimento del PIL a livello pre-Covid che non arriverà prima dell'inizio del 2022. Quindi diciamo, deve passare ancora tutto quest'anno, che non sarà al pari del sì. Scusa, sarà prima del 2023? No, 22 qua c'è scritto, può essere che sia un errore. Sì, evidentemente, se no saremmo già praticamente quasi arrivati, hai ragione. Dopo le verifico bene, però qua c'è scritto un'agenzia, insomma, che dà la notizia. Giancarlo, avremmo dovuto parlare anche di altre riforme, per esempio quella della giustizia, di cui si sta parlando molto, ma insomma tu ne parli nei tuoi video, quindi ti seguiamo su Finanza in Chiaro e ci sarà modo di parlarne anche qui. Insomma, oggi ho preferito mettere un po' di puntini sulle i, ma per capire, no, cosa il tuo ragionamento dove volesse assolutamente arrivare. Perfetto, grazie mille Giancarlo Marcotti, ti ritroviamo appunto sul tuo canale e poi ci ritroviamo sulle fonti TV. Buona giornata. Grazie a te Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.